Noi teniamo moltissimo i nostri clienti e per il nostro e-commerce volevamo offrire un'esperienza iperpersonalizzata in modo chiaro e semplice e magari che comunicasse con i social. Sembrava una cosa molto facile a dirsi, ma vi assicuro non a farsi, finché non è arrivato Team System con il suo software per l'e-commerce. Sono Elisa Buratto, e-commerce manager di Garmont. Produciamo calzature outdoor e per l'esercito, in particolare quello americano, da circa 60 anni. La nostra azienda è nata in Italia nel 1964. L'headquarter si trova in un paese vicino a Treviso e abbiamo anche una filiale negli Stati Uniti. Da sempre ci rivolgiamo a chi ama guardare le cose da una prospettiva diversa, a chi vuole riconnettersi con la natura e chi sceglie le strade meno battute, ovviamente con le nostre scarpe ai piedi. Per creare orizzonti sempre nuovi, da circa 3 anni abbiamo aperto il nostro e-commerce. Cercavamo un partner digitale che ci permettesse flessibilità, immediatezza e semplicità di entrare in contatto con la piattaforma. Abbiamo ricevuto il migliore dei consigli. Affidatevi a Team System e così abbiamo fatto. Grazie a Team System riusciamo sempre a stare al passo con quello che si aspetta il cliente. Possiamo fare da soli delle modifiche e personalizzazioni, come cambiare i banner dell'home page o personalizzare i testi, senza l'intervento di un tecnico esterno, risparmiando così tempo, denaro e stress. Per noi sono molto importanti i feedback dei clienti finali, perché ci forniscono idee e spunti sempre nuovi. Il software per l'e-commerce di Team System si integra in maniera semplicissima con i tool esterni che aiutano l'esperienza dell'utente, come i form per le Q&A o le recensioni. Insomma, tutto fatto bene in maniera semplice e veloce. Per il futuro, il progetto che abbiamo più a cuore è l'espansione in nuovi mercati esteri. Abbiamo chiara la strategia, è farlo insieme a Team System. In Team System abbiamo riconosciuto un partner davvero affidabile e non vediamo l'ora di affrontare nuove sfide assieme. Team System.